Buonasera, io inizio con una correzione da fare all'amico Marcello. Non sono professore di storia medievale, ahimè me ne guarderei bene, e i professori veri poi si offenderebbero tra l'altro. Sono archeologo del Medioevo, il che per me è un tantino in più, perché l'archeologo del Medioevo, ma funziona, no? L'archeologo del Medioevo è colui che scava il Medioevo, e nel momento in cui pubblica i dati scoperti deve necessariamente fare della storia. Quindi è come il medico condotto di una volta, che sapeva di tutto, sapeva e poi interveniva. Era sufficiente che guardasse in faccia il malato e potesse dire: tu hai questo. Quindi è qualcosa di più, scusate la presunzione. Ma non sono storico del Medioevo, sono archeologo del Medioevo. Allora, io perché mi trovo qui? Innanzitutto hanno avuto coraggio, io che conosco i martinesi perché ho casa qui, hanno avuto coraggio a venire a Martina Franca. E il responsabile martinese di questo movimento non ha potuto fare a meno di dirlo all'inizio del suo intervento, perché Martina si chiama Martina Franca. Loro non si omologano con nessuno, hanno avuto da 700 anni quella grande libertà e autonomia che detengono, no? Ancora oggi, se vogliamo, nell'ambito della provincia di Taranto. Fino a qualche anno fa, e il senatore me ne può dare atto perché lui da politico questa storia la conosce bene, la legge, cioè la politica e come si doveva amministrare la provincia, veniva da Martina, perché a Martina c'era l'officina, proprio il focolare, che riuniva tutti i buoni politici della provincia ionica. E non faccio nomi perché non ne voglio fare. Ecco allora che Martina Franca si sente una repubblica a parte, ma forse è anche giusto che sia così, anche se con questo non voglio io tirare contro questa iniziativa, perché come dice Strabone, Erodoto nelle sue storie, è la geografia che fa la storia e non viceversa. Se noi guardiamo bene la storia di Martina, non possiamo fare a meno di guardare al suo territorio innanzitutto. È il suo territorio che ha, per certi aspetti, condizionato, in questo caso condizionato favorevolmente, la storia di questo centro urbano, che ha lasciato a noi, che viviamo il contemporaneo, tante testimonianze, soprattutto di epoca seicentesca e settecentesca, di una storia economica tra le più notevoli di tutta la Puglia. Martina non era seconda a nessuno. Quello che in un certo qual modo ha favorito e sfavorito Martina Franca è stato proprio questo isolamento dal punto di vista della grande viabilità. Si fa fatica a raggiungere lo Ionio e l'Adriatico passando da Martina Franca. Ancora oggi i martinesi soffrono per l'intenso traffico veicolare, non solo quello diciamo civile, ma quello commerciale, di tutti quelli che dallo Ionio passano all'Adriatico e viceversa. Quindi è un punto di passaggio obbligato. Oggi con questi tir, questi camion e queste merci, ieri invece con carri e carriaggi, ma era l'economia che si spostava, dal porto di Brindisi al porto di Taranto e viceversa. Fatta aperta e chiusa questa parentesi, sia sulla storia e l'archeologia che della mia professione e su Martina Franca, vengo al motivo per cui ho riaccettato di essere presente a questa manifestazione. Perché vorrei fare alcune riflessioni di carattere storico, che vengono anche dalla mia esperienza di archeologo, perché come dicevo prima, per me è l'archeologia che mi ha fatto entrare nella storia. I romani, che erano degli ottimi conquistatori, quando conquistavano delle terre, le acculturavano, le latinizzavano immediatamente. Innanzitutto costruendo delle strade. Loro sapevano che la penetrazione culturale avveniva attraverso la viabilità, oppure attivando i porti, o utilizzando gli indigeni che avevano occupato per quanto riguardava le loro professionalità. I romani divengono marinai nel momento in cui conquistano la Magna Grecia, nel senso cioè nel momento in cui entrano a Taranto, entrano a Crotone, entrano a Metaponto, perché prima marinai non erano, come qualche secolo più tardi i saraceni. I saraceni, che erano beduini del deserto, sapevano navigare il deserto sui cammelli, diventano marinai nel momento in cui conquistano le città cristiane dell'Africa settentrionale e dell'Oriente Mediterraneo.
Sappiate che la più grande vittoria saracena nell'Adriatico meridionale, alle porte di Otranto, contro la flotta veneziana, ottenuta dai saraceni nell'828, fu grazie ai marinai tarantini, non certo alla marineria saracena, questo per chiudere un altro inciso. Ecco che allora i romani, nel momento in cui occuparono la Puglia, che è una regione lunghissima, una credo delle più lunghe, se non la più lunga regione italiana, d'Europa addirittura, capirono che era difficile amministrare un territorio così diverso storicamente. Non a caso, nella lista delle popolazioni e quindi dei gruppi etnici che ci ha lasciato Plinio il Vecchio e prima ancora di Plinio il Vecchio autori greci, la Puglia settentrionale erano i Dauni, la Puglia centrale erano i Peuceti, la Puglia meridionale erano i Messapi, ma queste erano le popolazioni indigene. E questo elenco di popoli, diciamo, scartava, eliminava un'altra popolazione che si era insediata sulla costa ionica, cioè i greci. Le colonie greche di Taranto e poi di Metaponto, di Sibari e di Crotone. E qui abbiamo un altro inciso. Quando nel 22 fu costituita la provincia dello Ionio, fu fatto un aborto geografico. Perché in realtà la provincia di Taranto si è dovuta creare necessariamente questa provincia, prendendo territori dalla provincia di Bari e dalla provincia di Lecce, in realtà ha creato un puzzle di territori che nulla avevano da spartire con Taranto e con la storia di Taranto. Perché questo? Perché Taranto è città della Grecia, della Magna Grecia, sia pure romanizzata, sia pure abbia avuto una storia nel Medioevo che l'ha distaccata da questo periodo, ma il sostrato storico, quello più profondo, quello che ancora noi tarantini ci portiamo dentro, è senz'altro un sostrato greco. Ecco che allora non ha senso, quando io mi sposto e vado verso Manduria, ma già verso San Giorgio, io sento già nell'inflessione dialettale che sono più leccesi, salentini, dico salentini come dicevano i romani, no? E non salentini, che non greci. Quando io mi sposto verso Martina e oltre, già i martinesi tollerano poco questa ingerenza tarantina perché non si intravedono nella storia di Taranto. Ecco, scendendo ancora più giù verso Martina e ancora andando verso il lato del Materano, perciò Matera faceva parte anche della terra d'Otranto, ma questo lo diremo tra breve, ecco che allora Ginosa la Terza sono di un'altra enclave etnografica, etnica. Ecco che allora, se proprio doveva nascere questa provincia dello Ionio, bisognava rispettare la storia. Doveva cioè interessare solo una fascia molto ristretta di territorio, come era in epoca greca e come lo sarà anche in epoca romana, che potesse andare da Taranto fino a Sibari, cioè ricostituire il territorio della Magna Grecia dove interessi comuni, storia comune e soprattutto il mare unisce e non divide mai, avrebbero fatto sì che questa fascia di territorio fosse omogenea. Quindi diciamo che la storia ci insegna che per ben amministrare bisogna essere omogenei dal punto di vista delle origini storiche.